4 a bordo! Non ce la faccio più. Brigarsi! Brigarsi! Datemi da bere, ho sete! Martin, ho sete, non resisto! È inutile, ci lasceranno morire qua dentro. Ma io non voglio morire! Rassegnati, Pauline. Siamo già morte il giorno che ci hanno condannate. No! 10 anni di lavori forzati passeranno e io voglio resistere. La mia condanna invece non ha fine. Non ho alcuna speranza. Cominciarono condannando mio padre, poi mia sorella. E adesso è venuto il mio turno. Ma in che sorta di mondo viviamo? Ti hanno condannato a morire qua giù perché porti un nome che significa ricchezza e onore. Mentre noi l'onore l'abbiamo lasciato sui marciapiedi di Parigi. E la nostra ricchezza, se anche l'abbiamo avuta, era il frutto della nostra disonestà. Guardate! Stiamo arrivando all'isola! Almeno non moriremo qua dentro. Attenti, segnalate alla nave di non accostare. Fuoco! Capitano, non vogliono che accostiamo. Mollate le ancore. Mollate le ancore! Fate salire quelle disgraziate. Anche per loro, questo maledetto viaggio è finito ormai. Le prigioniere in coperta! Lo so che mi odiate. Anch'io al vostro posto lo farei. Ma al di là dei nostri sentimenti, ricordatevi che esistono le leggi. E il mio mestiere è quello di applicarle. Ora che per voi è giunto il momento di abbandonare questa nave, e ora che io sto per cedere ad altri il compito di far rispettare la legge, ecco, io vorrei dirvi: fatevi coraggio. Affrontate serenamente la pena e pagate il vostro debito alla società. La vostra vita non è finita. Al di sopra della giustizia degli uomini c'è la giustizia di Dio. Affidatevi alla sua misericordia. Egli non vi abbandonerà. Tenente Lefavre, comandante provvisorio della guarnigione dell'isola. Capitano Duville. Non parlate di Dio a costoro, capitano. È tutto fiato sprecato. Il comando di Marsiglia vi invia questi elenchi. Non avete un altro messaggio per me? No, tenente. Solamente gli elenchi delle prigioniere e l'estratto delle sentenze. Occupati tu di queste, Dubois. Bene, tenente. Imbarcatevi sulle scialuppe, muoversi, muoversi! E riposerete a terra. Povere donne. È la prima volta che fate questa rotta, vero, capitano? La prima e l'ultima. Non mi piace fare il negriero. Non piace a nessuno. Non sapevate che è proibito accostarsi? Se aveste fatto avanzare ancora la nave, vi avrei mandato ai pesci. Tutti i cannoni sono puntati su di voi. Di che avete paura? Che qualcuno possa venire a rubarvi le condannate? Non le condannate, ma quello che esse producono in quest'isola maledetta. Speravo che questa nave mi portasse la nomina e invece no. Sarà per un'altra volta, tenente. Come vivranno qui quelle povere disgraziate? Bene, capitano. Benissimo. Sotto un'altra. Ah! Il bracciale non vi verrà tolto fino al giorno in cui non avrete scontato la vostra condanna. Conoscete Michel Fouché? È mia sorella.
stata deportata qui in quest'isola già da qualche anno. Qui non esiste nessuna Fouché. E non rivolgetemi la parola senza il mio permesso. Sbrigatevi, su. Non abbiamo tempo da perdere. Chi conosce Michel Fouché? Michel, chi di voi la conosce? Michel! Io vi supplico, ditemi qualcosa. Michel! Michel! Cosa vuoi da me? Io mi chiamo Jeanette Durville. No, tu sei mia sorella Michel. Devi essere pazza. Io non conosco nessuna Michel. E lasciami. Ragazzi, su! No, non è possibile. Ognuna di voi insegna alle nuove quello che devono fare. Avrai in consegna un setaccio e un sacchetto. Toccherà anche a voi se non lavorate in silenzio. Verde, verde, non perdete tempo. Quattro come alla palude. La proprietà dello Stato va religiosamente custodita, anche se si tratta di un semplice setaccio. Verde! Non avete la facoltà di perdere gli oggetti che vi sono stati dati in consegna. Va a vedere. Non hai trovato molto, mi pare, va. Non ho avuto fortuna oggi. E pensare che se tu volessi potresti anche startene tranquilla alla torre. Non ti vergogni. L'altra volta mi avevi promesso un salvacondotto per tornare in Francia. Era uno scherzo per invogliarti a essere carina. Ma adesso dico sul serio. Voglio che tu stia ancora con me, Jeanette. Una di queste sere verrò, se ne avrò voglia. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, 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 goûtons voir, non, non, non. Goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, 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 goûtons voir, non, non, non. Goûtons voir si le vin est bon. J'en boirai cinq ou six bouteilles. Avrai tempo per meravigliartene. Tutta una vita. Sergente! Fatele tacere, voglio dire qualche cosa, subito. Silenzio! E sospendete il lavoro! Questo vale per tutte. Chi torna al campo senza aver riempito il sacco avrà sette frustate. Lavorate in silenzio e ricordatevi... Sprecate le munizioni. Che cosa hai fatto? Sta zitta, se non vuoi che ti ammazzi. Riprendete il lavoro. Dimmi chi era, Ariette. Che importa, ormai. Almeno lei ha finito di soffrire. Cos'è? Ti senti male? Come ti chiami? Melina. Ritornate ai vostri posti, invece di parlare. Hai perso il tuo sacchetto? Qualcuno me l'ha preso, era quasi pieno. Ti insegno io a mentire. Un momento. Sono io che l'ho preso. Come? Tu.
vuole riposare domani? Io. Mi piacerebbe bere questa sera. D'accordo. E tu non vuoi riposare? Farai ancora stanca del viaggio. Lascia stare questa. Oh, guarda, guarda. Che ti prende? Vattene a cercare altrove stasera le tue donne. Perché non vieni tu allora? Il tenente sarebbe contento. Ci andrò quando ne avrò voglia. Se fossi io, mi basterebbe un gesto per trovarti bella e pronta. Non credo che sarebbe la stessa cosa. Lui odia le donne prese con la forza. Questa no. C'è nessun'altra che vuole riposare domani? Sarò sempre vicino. Grazie. Buonanotte. Lavorerei anche 10 anni pur di farcela. Michel, sta zitta. Qui sono Jeannette Durville, una prostituta di Parigi, con soltanto 5 anni da scontare. Ma perché? Se scoprono chi sono, non uscirò mai viva da qui. Come te, che sei stata condannata a vita. Sulla nostra nave c'era Jeannette Durville. È caduta in mare ed è morta. Ma per tutti è affogata Michel Fouché. Ecco, hai capito? Ma allora, quando sarai libera, porterai il nome di Jeannette Durville? Parlami di te, della mamma. È morta dal dispiacere. Io mi ero rifugiata a Marsiglia dagli zii Candion. Ma un giorno mi vennero a cercare. Qualcuno mi aveva tradito. La corte di Luigi XVI non perdona. Devi dimenticare tutto qui. Bisogna pensare solamente a sopravvivere. Ormai non ha più importanza. No, finirà tutto. E saremo di nuovo libere. Libere? Sì, non lo vedi? Sono giorni e giorni che seguiamo quell'anello. Ma siamo su di un'isola e ci sarà impossibile fuggire. Domani vedrai. Non è impossibile.
maledetta, maledetta! Già alla scogliera, noi ci andremo a nuoto. Perché l'hai portata? Non potevo abbandonarla. È mia sorella. Rispondo io per lei. Ma non ce la farà. Non ti preoccupare, Maeva. E se sarà il caso, l'aiuterò io. Sono 2 anni che aspettiamo questa occasione. Ma insomma! Aiutiamola. Va bene. Togliamoci di qui. Può essere pericoloso. Tutto è pronto, allora. Anche le altre sono state informate, ma non conoscono ancora tutti i particolari. Bene. Sarà per questa notte. Stanotte? Sì. Perché? Hai paura, forse? Se vuoi, puoi anche rimanere qui, come la povera Henriette. Abbiamo trovato i resti di un vecchio canotto sfasciato e l'abbiamo riparato di nascosto. Una volta al largo saremo salve. Allora, Martin, vuoi venire con noi? E me lo chiedi, se ci sei tu. Attenzione! Un sasso. Eppure le sentinelle non vengono mai qui. Vi rendete conto che quando arriveremo all'isola dei Cavi saremo costrette a venderci? E lasciamo qui una montagna d'oro. E cosa vorresti fare? L'oro è vigilato giorno e notte. Dalla stanza di Le Favre c'è un passaggio. Arrivare in quella stanza non mi sarà difficile. Ma tu non devi andare da Le Favre. Quell'oro è nostro. L'abbiamo guadagnato rischiando la vita ogni giorno. E ora c'è necessario. Ma tu non puoi fare questo. Non voglio prediche. Allora? Allora che tu non ce la faresti? Sono stata io a trovare il canotto. Dobbiamo farci acchiappare tutte per portare te. Tutte insieme o nessuno, ho le spalle rovinate per questo. È per stanotte, vero? Non lo so ancora. È per stanotte. Sono malata, Jeanette, molto malata. Ma non sono stupida. Perché ti comporti così? Non ti riconosco più. Se fossi in questo inferno da un anno, saresti cambiata anche tu. Domani voglio riposare. E hai preso questa decisione così all'improvviso? Volete avvisare Le Favre o devo trovarmi un'altra compagnia? Quello non rinuncia a te. Anch'io voglio. Il comandante è già servito.
sarei libero io. Avanti. Stai tranquilla, non è per stanotte. Certo, sono tranquilla. Quando c'è in ballo la pelle non si dà più nessuna importanza a certe cose. Perché mi fa aspettare tanto? Io non ti farei aspettare. Mademoiselle. Finalmente. Avevo promesso che sarei tornata. Temevo che non avresti più varcato questa soglia di tua spontanea volontà. E ti dispiaceva? Le donne prese con la forza non danno nessun piacere. Lascia, faccio io. Ti aspetto da tanto tempo. Vorrei farti felice. Lo sono. È una notte meravigliosa questa. Sono certa che la ricorderai a lungo. Hai paura? Ma non avevi detto che avevi ucciso un uomo? Non è vero. L'avevo detto per darmi importanza. Faccio io. No, devo farcela. Devo. L'aspetteremo là. Signor tenente.
Non preoccuparti, Martin, tua sorella sa cavarsela. Voi non l'avete conosciuta prima, non era così. Era buona, timida, generosa. Ecco, silenzio. Sono pieni d'oro! E Jeannette! Finalmente! Michel! Martin, avrei dovuto ucciderlo. Scappa! No! Per me è finita. Prendi l'oro. Almeno servirà per voi. No! Michel, meritereste la morte, ma non voglio privarmi ancora di altre braccia. Fra 2 settimane passerà la flotta a prelevare l'oro e ne deve trovare una quantità maggiore delle altre volte. Rimarrete digiune per 3 giorni e 3 notti. Poi vi farò mozzare la lingua, così non parlerete più di fuggire. Vi farò legare ai resti della vecchia nave. Hai lasciato fuggire Jeannette con l'oro per poterla uccidere, ma ti giuro che la vendicherò. Perché ti importa tanto di quella sgualdrina? Non era una sgualdrina, era mia sorella. E se c'è una giustizia, Dio ti punirà. Portatele via! Il comandante ti è molto grato. Ha firmato la domanda di grazia. Sarai libera fra un mese. Non voglio più essere libera. Non voglio. Speranza sorreggeva la folle impresa di quegli uomini. A bordo di questa nave, per giorni e giorni, assetati, sfiniti dalla febbre, cercarono all'orizzonte l'isola del diavolo, dove le condannate scontavano le pene. Erano padri, fratelli, mariti, ansiosi di riunirsi alle loro care. All'improvviso le loro donne li videro. Ma la tempesta portò la nave su quest'isola e non sono rimasti che questi rottami. Soltanto una leggenda e niente altro. Io ci credo. Io no. Perché, Poli? Bisogna aver fiducia nella vita. A me piacerebbe che fosse vero. Una nave così potrebbe giungere anche per noi. Guardate, una nave! E se fosse venuta per noi? Passerà come tante altre. No, no, si ferma. Sì. Non può essere vero. Sarà un miraggio. No, è vera. Si ferma! Non è un miraggio. Forse questa nave porta la mia nomina. Il capitano Henri Valliere della Reale Marina di Francia. Siete il primo ufficiale della guarnigione? Tenente Georges Lefavre, agli ordini. Per voi. Sono il nuovo comandante per ordine del re. Il nuovo comandante? Qualcosa che non va, tenente? Oh, no, capitano. Tutto è a posto. Ho la sensazione che non abbiate accolto con piacere il mio arrivo.
Quali sono i vostri ordini, signore? Vorrei ispezionare subito le fortificazioni. Quindi mi passerete le consegne dell'oro raccolto. I forzieri sono colmi e ben vigilati. La flotta verrà a ritirarli fra pochi giorni. Iniziamo l'ispezione, tenente. Che cosa fanno lì quelle donne? Sono prigioniere che hanno tentato di fuggire. Fatele liberare immediatamente. Ma sono state punite, le ho condannate io. Voi non potete condannare nessuno, quindi non avete alcun diritto di tenere queste donne legate qui. Sono 2 anni che ho il comando di quest'isola, capitano. E so per esperienza che non vale la pena di trattarle con gentilezza. Le vostre opinioni non mi interessano. E poi non mi piace ripetere gli ordini. Siano liberate. Liberate le prigioniere. So. Ho letto la sentenza della tua condanna. Eri abituata bene. E il rum che mi avete promesso? Quello te lo darà il tenente. Oh. E sorridi. Dico che ballerai. Benvenuto, capitano. Venite a tenerci compagnia? Domattina all'alba radunate i soldati della guarnigione davanti al forte e anche le prigioniere. Quello che sto per dire riguarda tutti indistintamente. Queste donne sono qui per scontare la loro condanna e non per essere torturate o costrette a svolgere mansioni diverse dal lavoro. Questo è il primo ed ultimo avvertimento. Se in futuro dovessi sorprendere qualcuno a maltrattare le prigioniere o ad abusare di loro, sarà impiccato. Non ho intenzione di ripetere o modificare quanto ho detto. Ai soldati resta affidato un compito di semplice vigilanza. Le detenute, dal canto loro, dovranno continuare a lavorare con l'impegno finora dimostrato. A tutti, infine, è data facoltà di denunciare a me personalmente ogni abuso. Ci sono obiezioni? Bene, e adesso al lavoro, senza perdere altro tempo. Rimuovetevi! Gettate subito via quelle fruste. Capitano, senza frusta non lavoreranno più. Ho detto via le fruste. Bene, capitano. Al lavoro. Come vi chiamate? Martin Fouché. Martin. Posso fare qualcosa per voi? Lasciarmi in pace. Thank you.
Se permettete, capitano, con i vostri sistemi non lavoreranno. Non credo che la soluzione sia così difficile. Se non lavorano, non mangeranno. Avete sentito? Il capitano ha detto che se non lavorate, non mangerete. Per quello che ci date. La mia vita conta ben poco, capitano. E per me avete rischiato la vostra. Se vi fosse accaduto qualcosa, non me lo sarei mai perdonato. L'avete preso? Sulla costa, vicino a una barca. Che sei venuto a fare qui? Sono un pescatore, signore. Il vento ha strappato la vela e la corrente mi ha trascinato fin qui. Nessuno può sbarcare su quest'isola, pena la morte. Vi giuro, non ho fatto niente. Lasciatemi andare. Dategli un po' di cibo e lasciatelo andare. Essero donne così dorate. Sei molto bella. Sbrigati, bastardo. Mangia e vattene. E tu alzati e fila. Che diavolo hai da guardarmi a quel modo? Non voglio dimenticare il tuo viso, amico. Un giorno o l'altro potrei rincontrarti. Qui c'è il tesoro. Difeso da tutte le parti e in grado di sostenere anche l'assalto di 100 uomini. Questo lato è completamente sguarnito. Né un cannone né un soldato. Se dovessero attaccare di qui... Non ci sono approdi. E poi la giungla e la palude sono ostacoli insormontabili. Chiunque tentasse un attacco da quella parte andrebbe incontro alla morte. Credete così? Le grandi imprese sono il risultato di azioni giudicate folli. Domani guiderete i soldati a demarcare una nuova linea di fortificazione. Non potete lasciare il fortino sguarnito. Fuori di qui chi può sapere i movimenti della truppa?
Del resto rientrerete prima del tramonto. Forse, tenente, non siete d'accordo su questa operazione? Domani eseguirò i vostri ordini. Avanti! Capitano Valliere, la condannata Martin Fouché ha insistito per vedervi. Fatela entrare. Entra. Vi lascio solo, capitano. Ciò che devo dire riguarda proprio questo ufficiale. Restate. Accuso il tenente di assassinio premeditato nella persona di mia sorella. È vero, tenente? E dovrei rispondere di fronte ad una condannata. Vi chiedo solo se è vero. Ho fatto il mio dovere. La donna che capeggiava la fuga aveva rubato 2 sacchi d'oro del tesoro. Cosa dovevo fare? Ringraziarla? Ha sparato quando eravamo già circondati dai soldati e nell'assoluta impossibilità di fuggire. Siete accusato di assassinio. Chi mi accusa? Lei? Ho comandato quest'isola per 2 anni e tutto è andato bene. Siete voi che avete portato qui assurdi sistemi contrari alla disciplina e al regolamento. Voi non siete fatto per comandare quest'isola. Invierò un rapporto al governatore perché proceda contro di voi. Sarete denunciato per assassinio. Intanto domani eseguirete gli ordini come disposto. È tutto. Andate. Giustizia vi sarà resa, Martin. Altrimenti la ucciderò io stessa. E credete che uccidendolo riavrete vostra sorella? Devo ritornare al lavoro, capitano. Martin, per il mio rapporto è necessario che abbia tutti i dettagli riguardanti la morte di vostra sorella. Per esempio, non capisco come abbiate fatto a rubare l'oro. Le Favre ha mentito, vero? Oh, quell'oro è maledetto e macchiato di sangue. Certo, ma nel rapporto... Come posso scrivere che una prigioniera è entrata nella torre? È assurdo. È la verità. Mia sorella è passata dalla camera da letto di Le Favre. Lei diceva che c'era un passaggio segreto che conduceva al tesoro. Noi l'aspettavamo nel bosco. L'ho vista arrivare e ci aveva quasi raggiunto quando... Quel miserabile pagherà. Perché non siete andati con il resto della truppa? Il tenente Le Favre ha disposto che 3 di noi rimanessero di guardia alla torre. Va bene, liberate le prigioniere e lasciatele circolare per il campo. Sì, signore. Una nave.
Torniamo al forte immediatamente. Ma l'ordine del capitano... Mi assumo io tutte le responsabilità. Al forte! Vedrai che i pirati uccideranno i soldati. Forse saremo libere. Saremo libere. Sì, certo. Torneremo alle nostre case. Questo uniforme sembri un pappagallo. Che idea è stata? Che idea? Anche la colombella. Un pirata. Ne voglio almeno 100 libbre. Te ne toccherà molto di più di 100 libbre. Dietro questa porta c'è un passaggio che porta dritto alla stanza del tesoro. Per questo ti interessavi tanto alla morte di mia sorella. Devo spiegarti. Delle donne sono morte a causa di quell'oro. Uccise dai tuoi complici. Tu sei come le favre. Peggio di le favre. Peggio, peggio! Martin! Le donne dopo. Va bene. E adesso mostrami l'oro. Di quanto tempo disponiamo? Oh, tutto il giorno. I soldati sono dall'altra parte dell'isola. Beh, allora vado a radunare gli uomini. D'accordo. Chi è? Marty. È innamorata di Valier. Adesso avrà capito che è un pirata. E che io sia un pirata ti dispiace? No, non me ne importa. E che io sia mezzo negro e mezzo... Oh, l'amore non si misura a colori. Grazie. Sono venuti qui per rubare l'oro. E adesso se ne andranno lasciandoci nelle mani di Lefebvre. E lui ne approfitterà per vendicarsi su di noi. Perché vendicarsi? Oh. Non siamo state noi a chiamarli. Lefebvre ci massacrerà tutte. Su chi credete che sfogherà la sua collera? E se anche fosse così, cosa potremmo fare? Avvertire le fave. Aiutare quel vigliacco. Il capitano Valier almeno è stato gentile con noi. Credo di sapere quello che provi. Ma le fave è l'assassino di Jeannette. O lo hai già dimenticato? Dobbiamo fuggire con i pirati. Avanti, sbrigatevi. Bart, prendete quella. Un favore, imbarchiamo con noi le condannate per motivi politici. Non posso imbarcarle tutte sulla nave. Ho
detto che non posso imbarcarle tutte. Ma una sì. Ci vedremo alla nave. Avanti, presto! Ehi! Cosa cerchi? Chi è il capo tra voi? Bart. E dove posso trovarlo? Qui. Ho proibito ai miei uomini di avvicinare le deportate. Bello esempio. E io ho impedito alle mie compagne di richiamare i soldati, promettendo loro la libertà. Quello che hai promesso tu non devo mantenerlo io. Sulla mia nave non c'è posto. Non è vero. La nave non può portarci perché dovete riempire le stive con quell'oro. Pretenderesti che ci rinunciassi? E poi chi mi assicura dal pericolo di imbarcare delle ladre? E delle assassine. Vi chiamate Bart. Francis Bart. Professione? Pirata. Pirata, diciamo avventuriero, avventuriero dei mari. Vi interesserebbe ottenere un condono reale per tutte le vostre malefatte? Con chi ho l'onore di parlare? Una regina di Francia? Siamo un gruppo di deportate politiche. Apparteniamo tutte a famiglie aristocratiche contrarie all'austriaca. A chi? A Maria Antonietta. Tutte non posso imbarcarvi. Al più posso prendere a bordo te, purché tu mantenga le tue promesse. E anche se non lo fai, comunque sei di mio gusto. O tutte o nessuna. Peccato. Harry! Harry, sei ferito. Non è niente. Quelle favre è più in gamba di quanto pensassi. È pericoloso qui. Ti copro io, vai. Fuoco! Avanti! Raggiungiamo la nave. I tuoi amici vanno via. Vai con loro, ti raggiungo dopo. Tengo io a bada i francesi. Vieni anche tu. Non tornare indietro, non preoccuparti di me. Portatelo via. Lo voglio vivo. Le leggende possono essere vere qualche volta. Io non ci credevo. Adesso sono io a non crederci più. Sento come dei passi. Un rumore di scarpe sul selciato. Io ritorno sui marciapiedi di Parigi. Fuori uso. E ormai è troppo tardi per raggiungerli. Dove sono fuggiti quei miserabili? Dove hanno portato loro? Ancora! Sotterraneo. Nessuno di voi sa dove erano diretti quel branco di ladri? Parlate!
Lavorerete giorno e notte. Nessuno si muova. Morirete in palude finché non avrete raccolto l'oro che è stato rubato. Ho saputo che avevi proposto di venirmi ad avvertire dopo l'arrivo dei pirati. È vero? Non me ne ricordo. Non devi pentirtene. Io sono sensibile a queste attenzioni e voglio ringraziarti. Non andrai in palude a lavorare oggi. Sono una condannata come le altre, lavorerò come le altre. Ma se fosse stato quel pirata a farti riposare, allora avresti accettato. No. Lo odio perché mi ha mentito. È un vigliacco. Bart, torno a terra a cercare Martina. Cosa? Devo andare a cercarla. Dopo quanto è successo, forse non vorrà più venire via con me. Ma voglio almeno giustificarmi. Col rischio di farti ammazzare da quelle canaglie? Ti chiedo soltanto una barca. Un colpo in testa dovrei darti e ti salverei la vita. Non sono ancora morto, Bart. Lo sarai se torni laggiù. Siamo carichi d'oro. E tu vuoi rischiare di rovinare tutto per quella? Vada al nostro uomo che mandi altri due uomini. Dobbiamo aprire anche la stiva di riserva, eh? Sì, fate presto. Senti, noi incroceremo 3 giorni in queste acque. Se non ti sarai fatto vivo, ce ne andremo per sempre. Se non mi sarò fatto vivo, consegnerai l'oro che mi spetta al generale che capeggia la rivoluzione. Vengo anch'io con voi. Impossibile, è già difficile per una sola persona. Lei resta qui. Va nella stiva. Sei proprio pazzo. Ti sei unito a noi solo per un ideale. Adesso quest'ideale non ti basta più. Ora c'è pure una donna. Sei 2 volte pazzo. Forse hai ragione tu, Bart. Spero di rivederti. Buona fortuna. Arriva l'Ier. Preparate una scialuppa. Allora! Forza! E non perdere tempo! Vigliacco! Noi moriremo qui, ma tu morirai dannato! Oltre quel cespuglio c'è nascosto un uomo. Io credo che sia. Devi raggiungerlo. Come? Ti fidi di me? E perché non dovrei? Va e stai attenta. Io intanto cercherò di trattenere quell'assassino. Fammi riposare. Sono sfinita. Per un momento. Mi hai ricordato una donna che mi aspetta a Parigi. Nei letti di qualcuno. È così che vi aspettano le vostre donne, eh? Squalina! No! Basta! Basta! Nessuno si è accorto di me. Spero che non andrete a dire alle Favre che io sono qui, vero? No, ma qui vi scopriranno. Non ho altra scelta, la mia barca è finita contro le rocce. Al di là della collina c'è una scogliera deserta. Cercate di raggiungerla senza che nessuno vi veda. Grazie. Dite a Martin che sono tornato. Sì.
rubarti. Lasciami. Non abbiamo ancora abbastanza oro. Sei tornato troppo presto per rubarlo. Non sono tornato per l'oro, ma solo per te. E immagini che possa crederti. Hai tradito la mia fiducia. Hai finto anche d'amarmi. Quasi tutte le mie compagne sono morte. E solo per colpa tua. Non dovevano esserci morti. Se i francesi avessero tardato a rientrare, potevano imbarcarsi con noi e ora sarebbero libere. Sì, e invece sono morte. E avrai un morto di più sulla coscienza. Chi? Il tuo amico, quello che le Favre sta torturando nella fortezza. Il mulatto è vivo. Sì, e spero che svelerà il vostro nascondiglio. Così la pagherete. Ma cosa ti fa pensare di avere il diritto di giudicarmi? Se non conosci nemmeno la ragione che mi ha spinto a prendere l'oro. Ancora in tempo, C'è qualcuno, attento. Così continui a tacere, Ma parlerai! Ti avevo detto che ci saremmo incontrati di nuovo. Finiscilo. Andiamo, basta. Seguimi, conosco un posto sicuro. Chi dirà qualcosa l'avrà a che fare con me e vi giuro che... vogliamo pagare anche la morte di Dubois. Che colpa ne abbiamo noi? Denunceremo Valier. Tu non vedrai la luce del giorno, sarà... Fermatevi! Siete tutte impazzite. Non dobbiamo tradire Valier. Io stessa volevo farlo prima. Ma ricordatevi, quando c'è stato lui abbiamo dimenticato le sofferenze. Ci siamo sentite di nuovo degli esseri umani. Tu parli così perché lo ami. Voglio rassicurarvi che non vi ritengo responsabili di quanto è accaduto. Gli assassini del sergente Dubois non sfuggiranno al loro destino. Le coste dell'isola sono sorvegliate e all'interno la giungla non perdona a chi osa sfidarla. Tu stai male. Devi curarti. È inutile. Ormai per me... è finita. Non dire così. C'è sempre speranza di salvarsi. Una nave della Marina francese chiede di attraccare. Segnalate di attendere. Mandate una scialuppa a ispezionare la nave e poi portate il comandante a terra da me. Bene. Anche se non abbiamo più oro da difendere, il regolamento non deve subire mutamenti. Andiamo, Melina, vieni. La vostra posizione è grave, molto grave, tenente Lefebvre. Sicuramente il comando aprirà un'inchiesta. Io non potevo assolutamente sospettare. I documenti che avevano erano in regola. L'oro era necessario al governo. Costretto a combattere contro gruppi di rivoluzionari che vorrebbero abbattere la monarchia. Vi abbiamo portato un carico di polvere. Venite, capitano. Abbiamo un invito a pranzo. Che cosa hai? Dovresti sentirti a tuo agio. Questo pranzo è in tuo onore. Perché non dici nulla? La tua conversazione è arguta, gentile. Al capitano farebbe piacere ascoltarti. Di solito dici cose molto interessanti. Cosa ti succede stasera? Forse è la vostra presenza che l'intimorisce. Dovrete accontentarvi di conversare con me, capitano. Vi racconterò io una storia molto interessante, una storia di queste parti. Si tratta di una deportata giovane,
graziosa, che rassomiglia un po' alla nostra cara Melina. In passato ci era stata molto utile e, in parole povere, aveva fatto per noi la spia, causando la morte di alcune sue compagne. Che ne dite, capitano? Ora io mi domando, che sarebbe di questa ragazza se le altre sapessero del suo tradimento? Cioè se io, un giorno, stanco di essere amico e comprensivo con lei, mi decidessi a rivelare loro tutto. Uno spettacolo molto interessante, non è vero, capitano? Pensate alle compagne che l'hanno aiutata, che le hanno dato la loro fiducia. Uccidetemi! Uccidetemi! Perché volete ancora torturarmi? Se ti uccidessi io, sarebbe un altro di quei delitti che mi si attribuiscono. Deve ucciderti l'odio delle tue compagne. A volte bisogna avere pietà per queste povere disgraziate. Capitano, io non conosco pietà quando è in gioco la mia vita. Parla. Dove sono nascosti gli assassini di Dubois? Tu lo sai! Non dirò nulla! Morirò piuttosto! Guardia! Radunate le prigioniere! Via! No! 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 Hai un solo modo per salvarti. Parlare, parlare, parlare ancora! Mio Dio, aiutami! Guarda. Povera Melina. È stravolta. Maledetto Lefavre. Melina? Melina, vieni da noi. Melina, che cos'è? Ti senti male? Lasciami stare. Non dovete occuparvi di me. Non dovete. Ma che cosa? È sempre più ammalata. Guarda, Martin. Questo è il momento. Ho detto che non mi consideravo ancora sconfitto e prima della vostra partenza mi auguro che parteciperete alla battuta di caccia. Per la nostra selvaggina abbiamo due forche di ottima corda. Sono lieto, tenente, di accettare il vostro invito. Allora non farò risalire a bordo i miei soldati. Rimanderò a stanotte la nostra partenza. Come volete, capitano. Dobbiamo mettere le polveri al coperto, tenente. Dopo. Martin, devi dirmi qualcosa? Sono venuta per ringraziarvi, tenente, anche a nome delle mie compagne per la vostra... Oh, no. Voglio che quest'isola, che ha visto tante sofferenze, non sia più simbolo di terrore per voi. Specialmente per te, Martin. Volevo domandarvi... Sì, di pure. Non vorrei lavorare oggi. Come? Sono veramente sfinita. Non me ne sento la forza. Mi aspettavo questa tua richiesta. Perché? Perché ho visto con quanto impegno hai lavorato. Oggi sei libera di fare quello che vuoi. Voglio avere fiducia in te. Non sarai nemmeno sorvegliata. Va pure. Te lo meriti. Grazie. Lasciatela libera. Tanto so benissimo dove andrà. Dobbiamo scendere in acqua al tramonto se vogliamo incontrare Bart.
Guarda in giro se trovi qualche altro pezzo di legno. Sì. Raggiungerà la scogliera a nuoto. Noi passeremo di sopra. Cosa vuoi? Ero la sola a poterti avvertire. Le altre sono sorvegliate. Avvertirmi di che? Che noi abbiamo trovato una barca. Attento, sarà una trappola. No, no, non è una trappola, Harry, devi credermi. Scusami se mi sono comportata così male sino ad ora. Tu credi a quello che dice? Sì. Bene, mostrami la strada. Io. Che bisogno hai di giustificarti? Io non ti ho accusato. Non salutate il vostro capitano? Prendetelo! Fermo. Vi farò appendere ad una corda se non rivelate dove avete nascosto l'oro. Andiamo! Letto! Coraggio, Martin. Harry, sei la mia sola ragione di vita, la mia unica speranza. Le Favre ti ha dato la possibilità di salvarti. Restituiscili loro. Te ne supplico. Harry! Non voglio morire. A cosa varrebbe la mia vita se tradissi gli ideali per i quali da tanto tempo combatto? La soppressione degli ingiusti privilegi della monarchia, l'uguaglianza tra gli uomini. La rivoluzione. Ma quale importanza ha? È la tua vita che conta, i tuoi diritti. L'oro è necessario per il trionfo della nostra causa. Libertà, fraternità, uguaglianza. Non credevo che si potesse morire per queste tre parole. Eppure hanno un suono dolce come una preghiera. Ma ora queste parole non significano più niente per me. Io so soltanto una cosa. Che ti amo e non voglio perderti. Martin, io invece ti chiedo di comprendermi. Voglio solo questo. No, no! Vuole che tu assista allo spettacolo. Avanti. Siamo curiosi di vedere come sai morire. Liberate i prigionieri! O do fuoco alle polveri! Ne saltiamo tutti in aria! Falli fermare le Favre! Lascia che si allontanino.
E adesso, Lefavre, puoi anche dire che sono stata io che ho tradito Valliere e le mie compagne. Saranno le tue ultime parole. E la mia vergogna sarà breve. Vi ho detto di allontanarvi! Vediamoci di qui e mettiamoci al riparo, presto! Melina! No! Andate via! Liberami dalle corde. Sì. Radunate le donne e raccogliete tutte le armi e le munizioni possibili. Presto. Seguitemi. Mulatto, muoviamoci. È tutto quello che abbiamo potuto trovare. C'è anche della polvere. Benissimo. Quante di voi sanno usare un fucile? Io. Prendete posizione tra quei cannoni, presto. Le altre si nascondano dietro i cespugli. Nessuno spari senza il mio ordine. Fuoco! Fuoco! Henri, i soldati avanti! Siamo troppo allo scoperto qui. Bisogna ritirarsi. Ritirarsi, presto! Ritirarsi! Arrivi in tempo, Bart! Occupati di loro! Martin! Ah! Rosie! Amore! Hey. Finalmente! Sei deciso a venirmi a prendere, vecchia carogna! Aspettavi un altro po', avresti trovato solo delle ossa. Henri, hai trovato la tua colombella? Sì, l'ho trovata. Anch'io. E meno male che intorno alle ossa è rimasto qualcosa. Non credevo che esistessero donne così dorate.